Stiamo lavorando perché sono cose realizzate da 10-12 anni e passa, quindi vecchie cose di vecchia amministrazione, dobbiamo attenzionarlo con la massima tranquillità e calma, perché i provvedimenti che verranno adottati saranno provvedimenti definitivi, proprio per realizzare il problema e risolverlo. Soprattutto dobbiamo andare a vedere quando è stata individuata questa zona, come è stata individuata e se sono state messe in essere tutte quelle opere che servono proprio a proteggere i comparti che vengono individualizzate per sviluppo produttivo, insediamenti e quant'altro, cose che sono imprescindibili in qualsiasi normale attività di espansione di un paese. E quindi dobbiamo vedere se le opere sono state realizzate a norma, se sono state realizzate in parte e se sono state mai collaudate. E questa è una cosa che andremo a attenzionare. E così a scendere, stiamo parlando anche dell'insediamento di Altarello, che se qualcuno cerca di fare speculazione o quant'altro, di darsi un mando di verginità, ricordo a tutti che questa amministrazione lì non ha dato né una licenza edilizia per nessun incidente e nessuna lottizzazione. Quindi sono lottizzazioni e licenze edilizie date da precedenti amministrazioni, quali dovevano vigilare che venissero rispettate quello che dice le norme più elementari del comune senso delle edificatorie, cioè di guardare, andare a vedere quelli che sono i regolamenti rispetto degli studi geologici, degli studi idraulici e degli studi geologici che possono alterare l'ambiente e quindi mettere in sicurezza e andare a vedere se tutti hanno rispettato queste norme e se tutto è stato edificato a norma. Stiamo andando a vedere se ci sono non solo responsabilità da parte di chi è che ha fatto queste opere, chi è che ha dato queste licenze, ma anche di chi a monte fosse alterato un pochettino lo stato dei luoghi. Perché le norme più comuni che ci sono nei rapporti regionali che fanno sul rischio idraulico per la Sicilia, aggiornati e poi ogni comune c'è il suo regolamento, dice che la prima cosa che deve essere evitata è gli insediamenti tra due alvei di torrenti, gli insediamenti dove sono state ostruite i torrenti, dove sono state alterate, dove sono state fatte strade sul torrente, tante cose. Quindi io direi di affrontare con calma il problema e soprattutto per i miei concittadini sto cercando di dargli una soluzione, però senza alterare più di tanto, perché se andiamo a vedere se le norme sono rispettate, non so se tutti le hanno rispettate.